Eccoci per l'attività sul cane, no, ispirata al libro che abbiamo letto. Cosa penseranno davvero i cani? Abbiamo visto che no, detto anche Spike, crede di fare delle bellissime cose, invece non è assolutamente gradito ai suoi padroni. Allora, potremmo fare un libretto, mi è venuto in mente, con i pensieri dei cani e divertirci a disegnarli. Allora, si tratta di prendere 3-4 striscette uguali di cartoncino o di foglio, da disegno, da fotocopiatrice, quello che avete, piegarli a metà dopo averli messi uno sopra l'altro e tagliare via due angolini della piega per mettere un elastico in modo da creare il libro. Le pagine così stanno insieme, ok? Su ognuna di queste pagine, da una parte sola, o di qui o di là, è la stessa, potrete disegnare un cane. E dall'altra parte invece potrete disegnare un personaggio, un oggetto, qualcosa e pensare voi cosa potrebbe pensare il cane. Io l'ho già fatto il mio e l'ho intitolato Cosa pensano i cani? E ho qui disegnato, per esempio, un cane che è su un prato vicino a un laghetto dove nuota una papera. Che cosa penserà? Ho disegnato un fumetto e si potrebbe scrivere cosa sta pensando. Oppure, qui c'è un cane che vede una persona che tira avanti un trolley pieno probabilmente di cose. Forse penserà ci saranno ossa o cose molto buone da mangiare lì dentro? E quindi forse assalirà presto quel trolley. E poi, boh, si può continuare. Ognuno di voi può inventare. Buon lavoro! Ciao!